devasta vite, ambiente, democrazia, diritti. Per noi femministe è l'espressione estrema del patriarcato, agito da uomini violenti che vogliono affermare il proprio potere, controllare e appropriarsi dell'ambiente, dominare la natura, i popoli e soprattutto le donne. Noi donne in nero, oggi e tutti i giorni dell'anno, pretendiamo che il corpo delle donne sia il primo territorio di pace e di libertà, non sia mai più usato come campo di battaglia o bottino di guerra. Pretendiamo che stupro e violenza sessuale non siano mai più armi per l'affermazione del potere maschile sui nostri corpi e sulle nostre menti. Nel 2008 l'ONU, con la risoluzione 1820, ha sancito che lo stupro non è solo un'arma di guerra, ma è anche un crimine contro l'umanità. 7 anni dopo, il 19 giugno 2015, con la risoluzione 69-293, l'ONU ha stabilito la giornata internazionale contro le violenze sessuali nei conflitti armati. Ma lo stupro di guerra viene ancora perpetuato. Bambine, donne di ogni età sono state barbaramente uccise il 7 ottobre da Hamas e altre sono state rapite per essere merce di scambio. A Gaza, sotto le bombe dell'esercito israeliano, che ha già ucciso oltre 12.000 persone, sono 50.000 le donne incinte. Partoriscono nei rifugi, in strada, in mezzo alle macerie o in strutture sanitarie devastate, prive di materiale sanitario e farmaci, perché gli ospedali, in dispregio di ogni umanità e diritto internazionale, sono bombardati, assediati, occupati, chiusi o irraggiungibili. 45 centri di assistenza primaria sono stati bombardati e sono inattivi. Il 15% delle donne incinte rischia complicazioni legate al parto e di avere bisogno di cure mediche che non saranno assicurate, mentre muoiono i bambini prematuri in terapia intensiva senza energia per le incubatrici. Dopo l'invasione russa e la reazione ucraina armata dalla NATO, la guerra devasta il paese. Dall'inizio del conflitto, nel febbraio 2022, i civili, e tra questi donne e bambini, continuano a pagare un prezzo altissimo, con oltre 10.000 morti e decine di migliaia di feriti. La guerra ha sconvolto la vita di milioni di ucraini, compresi i bambini, che dovranno convivere con l'orribile eredità di perdite umane, distruzione fisica e danni ambientali, in particolare la contaminazione da parte dei residuati bellici esplosivi per molti anni a venire, ha dichiarato Daniel Bell, responsabile della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che si è conclusa a ottobre. Davanti a tanti morti, in prevalenza donne e bambini, davanti a tanto dolore, lottiamo perché si fermi il massacro, si depongano le armi, si abbia cura delle persone, prevalga l'umanità. Non è facile mettere in pratica le parole di Virginia Woolf. La guerra è entrata nel quotidiano, eppure bisogna continuare a pensare alla pace e da donne. È motivo di speranza in questi tempi bui illuminare le lotte delle donne, in Italia e nel mondo, per affermare che tra uccidere e morire c'è una terza via, vivere, Christa Wolf. Più che mai ora che la guerra si sta affermando come unica forma di politica e mette a rischio la vita anche dei dopoguerra, con la devastazione ambientale e con il pericolo dell'uso di armi nucleari, continuamente evocato. E allora, subito, accanto all'accorata denuncia delle decine di migliaia di morti e di feriti di ambo le parti, Ucraina e Russia, Gaza e Israele, per citare due delle guerre in corso che coinvolgono il governo italiano con la vendita di armamenti all'Ucraina e a Israele, all'adesione alle campagne di sostegno agli obiettori di coscienza, alla solidarietà con i milioni di persone, prevalentemente donne, bambini, anziani, costretti ad abbandonare il loro paese, alla richiesta di immediato cessate il fuoco. Vogliamo porre attenzione anche a quello che la guerra provoca sull'ambiente. Che senso avrà parlare di ricostruzione quando l'habitat
è già ora distrutto in profondità. Oggi in questa piazza sono simbolicamente con noi le attiviste di Women Wage Peace, organizzazione fondata all'indomani dei 50 giorni di guerra di Gaza, operazione Protective Age del 2014, cresciuta fino a diventare il più grande movimento per la pace in Israele. E sono con noi le attiviste di Women of the Sun, il movimento per la pace delle donne palestinesi fondate nel 2021. WWP e WOS, pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, avevano insieme marciato per la pace. Sono con noi anche Caterina Lanco, Ukrainian Pacifist Movement, Daria Berg, Go by the Forest, Russia, Olga Karak, Our House, Bielorussia, che tenacemente continuano a portare avanti un progetto comune di pace e a chiedere, insieme all'Unione Europea, che siano aperte le frontiere per garantire protezione, asilo a obiettori e disertori. E sono con noi le donne che il 4 novembre hanno raggiunto da Brescia la base militare di Gedi, marciando per ore in fila per due, in silenzio, vestite di nero con una sciarpa bianca. E le donne per la pace, nate nella primavera del 2022, dopo l'inizio della guerra in Ucraina e ora attive sull'orrore a Gaza. E le donne in nero, che manifestano in silenzio e in Italia e nel mondo il ripudio della guerra.